Quante volte vi è capitato di vedere delle spalliere di agrumi meravigliose, no? E desiderarle a casa? Abbiamo realizzato il vostro desiderio perché oggi Stefano ci insegnerà come costruire la nostra spalliera di agrumi. Ciao Maria Grazia. Allora oggi prendiamo una pianta già formata a spalliera, quindi è già semplificata la quindi cosa. Quindi deve essere già predisposta. Già per predisposta, essere... quindi deve essere una pianta, non quelle che hanno l'innesto molto alto, ma una pianta che ha l'innesto basso, come le piante che vediamo lì di sotto. E di lì andrà ovviamente a crearsi la pianta che va verso l'alto. Inizierà a crescere verso l'alto, come ci hai spiegato prima. I rami ovviamente crescono in alto e noi cosa dobbiamo fare? Dobbiamo intrecciarli in questa spalliera, ma non dritti per dritti, dobbiamo piegarli in basso o lateralmente. Questa va legata, come la leghiamo? Questa la leghiamo con lo spago. Adesso utilizziamo un po' di spago di plastica, in maniera che se si ingrossa il ramo, questo cede, quindi non strozza il circolo della linfa. E questo è importante, quindi sono degli spaghi, adatti per le piante. Per le piante, esatto. Qui avvolgiamo la nostra spalliera e poi dopo i rami che creeranno comunque andranno in alto. Noi li dobbiamo piegare? Piegarli, oppure si può anche tagliare, perché quando arrivi a una certa altezza si possono anche potare e far sì che crei dei rami anche in alte posizioni. Adesso questa è una pianta cresciuta, ma se usiamo una pianta così piccola... È sempre consigliato, aprire, quando prendete una pianta già a spalliera, aprirla, lasciare che i rami si allargano, quindi... dargli luce, dargli aria, ecco. Poi qui una volta che sono piantate nella nostra fioriera da un po', almeno da un anno, è buona abitudine una volta all'anno comunque mettere sempre del nuovo terriccio nella pianta, perché con le innaffiate cala, si riduce, e così mettendoci, in questo caso mettiamo un terriccio adatto a fioriere di grandi dimensioni, che va benissimo per tutte le piante, e si rinfoltisce, diciamo, l'apparato radicale, perché metti terra nuova e dai ossigeno, ossigeno e cibo alle piante. E questa comunque va annaffiata periodicamente. L'unica cosa che forse la cura deve essere solo la potatura, la cura maggiore. Ovviamente tenuta sempre ben idratata, senza ristagni, mi raccomando, mai creare ristagni alle piante e agrumi. E poi ovviamente va concimata, come abbiamo parlato nelle puntate precedenti, che abbiamo due tipi di concimi, quel lupino macinato con ferro e carnunghia e pane di nin, più l'osmo cotto. Questo glielo diamo due volte all'anno, aprile e agosto. Questo glielo diamo una volta ogni mese. Esatto. Io resto qui perché dobbiamo ancora finire di legare la nostra spalliera, e nel frattempo che noi terminiamo andiamo a vedere il prossimo ingrediente perfetto.